Mia madre è una persona a cui piace cambiare. Spesso. Quando decise di cambiare paese per raggiungere mio padre, entrò in casa indossando un paio di scarpe rosse con un grande fiocco sulla punta. Le scarpe di Minnie le chiamò mio padre. Mia nonna paterna le chiamò solo Bleh. Mia nonna materna non ha mai accettato che sua figlia lasciasse la famiglia per venire in Italia. Da bambina non lo capivo, ma adesso so che se nonna teneva un gallo impagliato in cucina era per consacrare il suo amore per la Francia. Quando morì, mia madre decise che avrebbe portato il gallo a casa nostra. Lo mise tra le altre cose nel solito scaffale. Lei adora i soprammobili. Questo collezionismo maniacale, straripante di oggetti inutili, sembra divertire molto i miei genitori. Salvo quando si tratta di fare le pulizie. È lì che mia madre si manifesta nella sua vera essenza. Quando è così, c'è solo un modo per calmarla. Anno ha deciso di assecondare questa sua passione per il canto entrando a far parte di un coro clericale. È lì che deve essere nata la sua devozione per la Vergine Maria. Così un giorno, mentre partivo per uno dei miei primi viaggi, trovai nella mia valigia una Madonna di plastica ripiena di acqua santa. Ma ci sono tanti altri oggetti di culto che mia madre introduce furtivamente nelle mie valigie. Come ad esempio i sacchetti. Una valigia ben fatta ha tutti i vestiti ben divisi. Le magliette in un sacchetto, i pantaloni e le gonne in un altro sacchetto, il sacchetto delle mutande, quello delle reggiseno e quello delle calze vanno assieme in un altro grande sacchetto. Tutti i prodotti liquidi o viscosi vanno infilati in un sacchetto chiuso con un elastico nella parte superiore, seguito da un altro sacchetto chiuso nella parte inferiore, il tutto chiuso in un terzo sacchetto che può contenere altri prodotti ben sigillati col metodo collaudato. Non capirò mai questa ossessione di mia madre, ma ormai non vivo più a casa da qualche anno. E quando torno, la cosa più bella è poter fare le valigie come voglio io. Sono nata in una famiglia numerosa. 4 figli, decine di zii da parte di mamma e papà, centinaia di cugini di primo grado e non so davvero quanti di secondo. Questo fatto ha sempre generato una grandissima confusione, per cui mia mamma non ha mai indovinato a primo colpo il mio nome. Infatti ogni volta è tutta una sfilza di Alessandra, Olga, Antoniette, senza dimenticare i nomi maschili come Donato, Piero e persino quello di qualche suo alunno, infiltratosi non si sa bene come. Sarà perché sono l'ultima arrivata o perché nel frattempo sono nati un sacco di nipoti. Angelo, Alessandro, Diego, Martina, Alessio, Fabio, Dario, Cristian, Massimo, Francesco, Alberto, Giulia, Alessio, Cristiana, Dario, Fabio, Olivia, Anna, Silvestro. Questo accadeva e accade ancora quando lei è sveglia. Ma quando ero piccola, piccola come una valigia, avveniva un piccolo miracolo. Di notte, qualche volta mi svegliavo. Silenziosamente intraprendevo una difficilissima missione verso la camera dei miei genitori.
Francesca. Francesca, vieni qua. Thank you.